abbastanza antipatico, ma purtroppo poi tutto ciò non è servito, forse anche un po' per un pizzico di sfortuna, ma forse non solo lui. Oh, ma si è visto che la squadra c'è, la squadra ha dato fino alla fine. Purtroppo gli episodi non li comandiamo noi, abbiamo visto che i due episodi dei due gol, rigore sì e rigore no, poteva dirci meglio, quindi nulla da rimproverarci. Lunedì si riparte perché sabato abbiamo una partita, credo la più importante fino ad ora. Senti, queste sconfitte sono scontri diretti, si sa, insomma, fanno male non solo alla classifica ma anche e soprattutto al morale. Ecco, come l'avete presa? Sì, sicuramente, malissimo, perché non era assolutamente una partita da perdere, quindi è normale che c'è il rammarico, il morale è pessimo, ma questo non vuol dire che siamo una squadra scarsa che ha le partite scontate, quindi noi da lunedì cercheremo di ribaltare tutto. Senti, Gabriele, in passato mi sembra che già hai giocato, diciamo, come esterno. Ecco, io, non so qual è la tua opinione, la tua impressione in merito alla scelta di Novellino di farti giocare. Pensi di avere i requisiti per poter giocare per ruolo, oppure magari potresti trovare una formazione un 4-1-1 un po' insieme a De Vani in attacco? No, assolutamente. Come esterno fai un po' di difficoltà, giornale. Sì, sì, ma quello è normale perché il fisico ancora non ne risente, quindi bisogna solo lavorare, ma io sono esterno naturale e il mister dà il 4-4-2, ma abbiamo visto tutti che davanti si trasforma in un calcio basato su tutti i movimenti, quindi non è un fermo 4-4-2, ma bensì diventa 4-2-3-1, 4-3-3. E noi davanti dobbiamo creare, non siamo assolutamente fermi, quindi il ruolo a me fa tanto piacere giocare esterno perché sono nato esterno e mi sacrificherò come sto facendo anche alla fase difensiva. Scusate, non sei un esterno, volevo dire io che arrivo in fondo alla linea e metto il pallone in mezzo, cioè in traversoni. Almeno non li ho visti. Oh, ma oggi è stata difficile, ma è normale, però non sembra, a me è sembrato che col Frosinone ho fatto più cross che passaggi, quindi non trovo. Non quel 4-4-2, no, 4-3-3. Sì, 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 è quello che ti voglio dire, ma questo non è un 4-4-2. Di base sì, però lui chiede di muoverci e davanti diventa tutto sfalsato. Ciao. Fuori grotta, sì. Immagino già nel tuo quartiere quali ricordi avrai evocato con la magistrale punizione di oggi. Però volevo chiederti perché ti si vede troppo poco andare alla conclusione, magari rientrando sul tuo sinistro. Cioè, sei più dedito all'assist, però sì, hai un bel tiro e credo che per l'economia della squadra potrebbe essere anche una soluzione buona quella di accentrarti. Sì, sì, sì. Sicuramente, quello pure che hai detto tu è normale, ma se la squadra ci attacca e spinge non posso lasciare il terzino contro l'esterno e l'altro terzino, è normale che devo recuperare a dare una mano, è normale, purtroppo quello è il ruolo e ci adattiamo a tutto.